questo momento particolarmente significativo della città di Teramo, innanzitutto. Un momento significativo perché il fondatore del Centro di Studi Storici di Terni, Vincenzo Pirro, il professor Vincenzo Pirro, è sicuramente una delle personalità più rilevanti e significative che ha avuto la città in questi ultimi tempi. E io sono particolarmente contento perché vedo tante persone che conosciamo che sono venuti a vendere il loro omaggio, è significativo, però in questo momento. Ecco, io volevo semplicemente dare una testimonianza, come altre persone faranno, della personalità di questo studioso. Mi permetto di dire che io ho conosciuto quando ragazzi ci siamo iscritti alla facoltà di filosofia nel 1959 insieme, e quindi abbiamo trascorso un tratto non certamente breve di formazione culturale, e poi siamo stati colleghi e amici vero in tutti i sensi. Devo dire che vorrei partire però da un dato di fatto concreto, cioè dalla produzione di Vincenzo. Se noi esaminiamo in una bibliografia che mi diceva Danilo sarà prossima ad essere stampata, se noi vediamo le pubblicazioni di Vincenzo, almeno negli ultimi 25 anni, troviamo che non c'è anno in cui il professore non abbia dato un contributo significativo per la storia di questa città. Io avevo segnato così per memoria alcune date fondamentali, per esempio a partire dal 1989 per il centenario della Rivoluzione francese, e mi ricordo che fin da allora lui pubblicò degli scritti significativi sul periodo napoleonico a Terni. Iniziava una serie di contributi che volevano soprattutto mettere in evidenza caratterizzare, individuare l'identità storica della città. Ecco, questo era uno degli scopi fondamentali. E Vincenzo ribatteva molto su questo fatto dell'identità, perché riteneva che la storiografia ternana, al di là del carattere cromatistico e un po' localistico che aveva, forse ancora non aveva ben individuato il percorso che questa città aveva fatto nel tempo. E quando diciamo percorso, si riferiva soprattutto al percorso della modernità, che era da lui particolarmente sentito, per i motivi che avrò modo di individuare successivamente. Quindi è chiaro che il momento del napoleonico, del rivoluzionario e del trasferimento degli ideali rivoluzionari attraverso Napoleone all'Italia e all'Europa era un momento significativo. Iniziava un po' quella che noi chiamiamo la modernità in senso storico. E il primo contributo fu proprio questo studio su Terni, che è particolarmente significativo. Poi negli anni successivi, appena dopo, dei convegni, perché intanto si fondava il Centro di Studi Storici nell'89, dei convegni su problemi di grande attualità, gli arabi e noi, l'altro Mediterraneo, cioè problemi che erano attinenti a delle situazioni che la storia ci presentava in quel momento, ma che lui voleva inquadrare storicamente con molto impegno e interesse. Accorsero gli studiosi anche romani, i docenti universitari, con i quali il professore intrattenne fin dall'inizio un'amicizia profonda, a quale si mostrerà successivamente. Poi passiamo per esempio ai grandi convegni che furono fatti dal Centro di Studi Storici. Il Centro di Studi Storici non ha soltanto l'impegno di studiare la città di Terni, ma anche di organizzare ogni anno o ogni due anni dei convegni di grande interesse, di grande impegno, su personaggi, su eventi della città che venivano studiati da varie angolazioni, dal punto di vista soprattutto storico-politico, ma anche sociale, culturale, letterario, eccetera. Tra i primi che noi ricordiamo quelli del 2002 su Elia Rossi Passavanti, l'altro del 2003 su Federico Cesi e i Licei in Umbria, su Mazzini nella cultura italiana, volume su Terni del Risorgimento che seguiva un po' i convegni che erano stati fatti. E nel 2009, quello su Garibaldi. Come mai questa attenzione particolare però su questi personaggi? Diremmo che privilegiamo indubbiamente il professore l'età, come dicevamo, moderna, per un motivo fondamentale, perché secondo lui i valori dell'Italia si maturano dopo il 1789. E questa idea
era una posizione critica storica che lui aveva acquisito anche attraverso lo studio universitario, in modo particolare attraverso la sua formazione filosofica, perché bisogna dire proprio con molta chiarezza che Vincenzo diventa storico e diventa storico serio attraverso un possesso degli strumenti assolutamente padroneggiati, strumenti della storiografia con grande disinvoltura, dall'archivistica alla paleografia, agli studi, diciamo così, sulle fonti. Ma l'inizio è indubbiamente filosofico, tanto che potremmo dire che Vincenzo è stato uno storico filosofo o filosofo storico per motivi che possiamo subito individuare. Ci siamo formati all'Università di Roma, ecco, possiamo dire, si è formato pure lui con due grandi luminari, che sono Ugo Spirito e Guido Calogero, due allievi, gli allievi prediletti di Giovanni Gentile, soprattutto Ugo Spirito. E da quelle lezioni si è tratto sicuramente un aspetto, abbiamo individuato, quello del valore dello storicismo. E in modo particolare con Ugo Spirito, che era l'allievo un po' prediletto di Gentile, si metteva in luce come bisognava, dopo la raggiunta unità italiana, formare l'Italia dal punto di vista culturale. Gentile riteneva che bisognasse realizzare una riforma religiosa addirittura, parlava di una riforma religiosa, perché riteneva che l'Italia precedente alla rivoluzione, al primo 800, fosse una realtà caratterizzata dalla decadenza non soltanto politica, sotto gli spagnoli, sotto gli austriaci, eccetera, ma soprattutto morale. Questa decadenza morale che cominciava a risorgere nel secondo Settecento per aver acquisito i valori illuministi, ma soprattutto nel corso della nostra storia nazionale, soprattutto attraverso il Risorgimento. I profeti del Risorgimento, come li chiama Gentile, Mazzini, Gioberti, i suoi grandi autori soprattutto, ecco, questa idea di una modernità che è sorretta da una riforma religiosa, che è la riforma religiosa della filosofia, che è soprattutto una concezione della vita filosofica, ma in cui la filosofia non è semplicemente intellettualismo, non è semplicemente ripercorrere così astrattamente la realtà, ma è fare della ragione un valore anche morale, una rinascita morale e intellettuale, quella famosa rinascita morale e intellettuale che De Sanctis e tanti altri avevano auspicato per la rinascita della nostra nazione. Ora, Gentile voleva recuperare questi valori della modernità, ma questo valore riconquistava attraverso la conversione alla filosofia. Bisognava convertirsi alla filosofia, una filosofia che diventava quasi uno spiritualismo, che non era semplicemente intellettualismo, come dicevamo, ma era qualcosa di profondo, un cambiamento sostanziale di vita. Vincenzo ha assorbito con molto impegno questo indirizzo. E ne fece proprio oggetto di profonda meditazione, tanto è vero che appena dopo la laurea lui collaborò subito con Ugo Spirito, che divenne amico del professor Spirito, che lui frequentava anche a casa, e cominciò a pubblicare questi suoi contributi sul pensiero di Gentile, ma soprattutto sul Gentile riformatore, sul Gentile politico, sul Gentile che ha inciso sulla vita morale degli italiani, quella rivoluzione morale e intellettuale che lui sentiva proprio come un bisogno per rinnovare l'Italia. E questa impostazione, che è veramente importante, e che Vincenzo ha mantenuto per tutta la vita, da questo punto di vista posso dire che è un filosofo, Vincenzo, nel senso proprio radicale del termine, che veniva dalla scuola gentiliana attraverso Spirito, ma soprattutto si sentiva legato a Gentile, che ha fatto oggetto di studi ripetuti e ultimamente di lavori approfonditi, come avevo modo di dire. Ebbene, questa concezione della vita come vita filosofica, ma una vita filosofica che ha anche un impegno morale e civile, questa concezione lui voleva verificare nella città che lo ha accolto, in cui era professore, in cui era docente, in cui ha vissuto, verificare come questa città in qualche modo potesse partecipare anch'essa o ha partecipato con i personaggi, con i movimenti, alla vita della modernità. E ha scelto indubbiamente i personaggi che hanno inciso in qualche modo su questa realtà morale e intellettuale della città. Questo ha creato un entusiasmo che ha comunicato a tutti coloro che hanno partecipato al movimento, al Centro di Studi Storici, e in modo particolare, quindi ha approfondito la sua attenzione su questi momenti particolari. E
Un altro aspetto che noi dobbiamo individuare in Vincenzo è la volontà di un lavoro in equipe, proprio perché sentiva che il lavoro storico non è un lavoro individuale, altrimenti sarebbe stato nozionismo, ricerca, cronachismo, non so, smanie di intellettuali che vogliono, non so, esprimere la loro vita anche attraverso queste ricerche. No, lui sentiva sempre questo come un fatto morale, coinvolgente. E tutte le volte che facevamo dei congressi era molto caratteristico il fatto che inizialmente riuniva tutti i collaboratori, tutti coloro che avrebbero dovuto lavorare, perché dovevano intendersi sulle finalità di questo lavoro. Quindi è un percorso in cui lo storico, ma soprattutto il filosofo, si intrecciano. E quella concezione dell'uomo che Gentile in qualche modo aveva elaborato e che Ugo Spirito aveva in qualche modo trasmesso, quella concezione che lui chiama concezione trascendentale dell'uomo, secondo la quale noi non siamo soltanto individui, ma per il fatto che parliamo una lingua, che è la madrelingua, per il fatto che partecipiamo a una storia, che è la storia della cultura italiana, dalla romanità in poi, ebbene abbiamo un'identità superiore, un'identità che non è soltanto, ripeto, quella anacratica in senso stretto, ma un'identità trascendentale. Ecco, il recupero di questa dimensione che ci fa uomini non soltanto del momento storico, ma anche della tradizione, per cui dobbiamo recuperarla per la nostra identità, ecco, questo momento era particolarmente sentito. Una storiografia quindi filosofica, ma che poteva essere oggetto di qualche contestazione in un momento in cui nuove prospettive storiografiche si aprivano, di carattere profondamente diverse. Per esempio pensiamo alla storiografia di orientamento marxista, alla grande presenza di Gramsci, sul quale Vincenzo aveva le sue idee, perché seguendo i volumi di interpretazioni del Noce lo vedeva in modo particolare vicino anche a Gentile, ma qui il discorso sarebbe più complesso. E quindi questo valore di trovare la propria identità non a livello soltanto privato ma anche pubblico, questo era l'impegno fondamentale, questa volontà di ritrovare il senso di un momento storico e di una dimensione, di una realtà. E sono venuti fuori i famosi convegni, che sono veramente dei contributi sostanziali alla vita della città, perché Terni è stata veramente vista attraverso un'ottica nuova, un'ottica diversa. Lui diceva: io voglio costruire, scherzosamente con gli amici, il monumento di carta. Terni è la città che tutti conosciamo, bisogna però elevare un monumento di carta, che è la ricerca storica su Terni. E noi tutti quanti che abbiamo collaborato a questi convegni con tanto interesse, possiamo dire che questa sua volontà di coinvolgerci tutti era veramente presente, veniva trasmessa dal suo entusiasmo. Ripeto, non c'è momento della storia ternana moderna che non sia stato attraversato dalla sua ricerca, i personaggi sono importanti. E poi anche un contributo, anche, diciamo così tra parentesi, alla Terni precedente a quella del 1700. Vincenzo aveva una passione storica, come tutti gli storici hanno, una passione, era il 1600. Questa grande cotta era stata determinata dalla lettura, ricordo entusiastica, che facemmo all'Università della Storia della Barocca di Benedetto Croce, un capolavoro assoluto che tutti ci entusiasmano. Ebbene, il 600 anche per altri motivi lo appassionava. E lui fece queste escursioni di ricerca attraverso un'indagine sulla storiografia del 600, vedo la nostra carissima Stefania che organizzò quel convegno pure sulla Terni del 600, e sulle istituzioni seicentesche, che di essere lumeggiato in un modo particolare. Quindi una personalità non soltanto di intellettuale, di docente, come vedremo, ma soprattutto uno storico che ha voluto contribuire a far capire che cosa era Terni, la città, nei suoi valori, nei suoi anche disvalori, indubbiamente. E questo arriva delle problematiche di discussione, indubbiamente, perché come tutte le ricerche storiche possono aprire prospettiva di ricerca, ma anche delle interpretazioni contrarie. Il secondo aspetto che io desidero lumeggiare, mettere in evidenza di Vincenzo, oltre alla sua formazione, ripeto, filosofico-storica, è quella di docente. E qui di nuovo Gentile maestro, il quale invocava una capacità di formare attraverso la cultura. Gentile è famoso il suo sommario di storia di pedagogia, no? Punta soprattutto sul fatto che non esiste un metodo, in questo contrapponendosi alla pedagogia positivistica. Il metodo è il maestro, e il maestro è la cultura e la sua moralità. E questo possiamo dire che Vincenzo lo ha esplicato per tutto il corso della sua attività di ricerca. Docente che stabiliva un rapporto di affetto, di amicizia con gli alunni, gli esortava a letture che non fossero quelle del programma,
di andare al di là, è ovviamente un docente formatore, e questo indubbiamente è un fatto di grande importanza, che ha lasciato la sua orma negli allievi che lo hanno conosciuto e nel modo anche di insegnare, questo è indubbio. Un terzo aspetto, e l'ultimo, perché vedo tanti amici che verranno senz'altro anche loro esprimere il loro contributo, l'aspetto umano. Vincenzo è una persona indubbiamente sostanzialmente buona, ecco, c'è un carattere fondamentale, che è una bontà non soltanto di natura psicologica, ma anche di una bontà intellettuale, quella di aprirsi all'ascolto degli altri, aprirsi agli interessi degli altri, coinvolgere gli altri in una forma di sodalizio comune, che era una cosa veramente importante. Era molto buono, era buono, e soprattutto era capace di ascoltare, cosa che non sempre ve lo capita in tutti. E quindi questo coinvolgimento umano l'abbiamo tutti quanti sperimentato. Possiamo dire che da ultimo, per quanto mi riguarda, il nostro rapporto era molto intenso, perché oltre come amici di studio eravamo amici privatamente, e certamente io avverto la mancanza in maniera forte, nel senso che tutte le volte che parlavamo, indagavamo, ci presentavamo tanti problemi. Un elemento per concludere, nel suo percorso intellettuale c'è un momento in cui, secondo me, una certa visione ottimistica, quale quella dello storicismo gentiliano, non è che è entrata in crisi, ma indubbiamente è stata sottoposta anche a delle sollecitazioni di altro tipo. E questo cominciò quando mi disse una volta, dice, guarda Roberto, la modernità è l'esaltazione della forza della ragione. Dice, se dobbiamo individuare due termini fondamentali della modernità, sono ragione e libertà, indubbiamente che sono coniugati in diversi modi. Ebbene, questa ragione, tu pensi che abbia la vera forza? Di fronte a certi eventi storici, di fronte a certe situazioni, cominciò a dubitare che questa razionalità della storia, di Hegeliana memoria, che poi lui declinava in altri modi, sei sicuro che ci abbia questa forza? E questo coincise con un evento che ora ricordo benissimo, era la morte di una sua cognata, indubbiamente con la quale era particolarmente legato, cioè eventi di carattere privato, che fin in quel momento forse non avevano inciso, ma cominciavano a dare una visione esistenzialistica, tra virgolette, quell'esistenzialismo che la scuola romana aveva sempre combattuto. C'era soltanto un professore, il professor Castelli, il professore della professoressa Stefania Farisi, che era l'unico oppositore agli idealisti, agli calogero e agli spiriti. Ebbene, cominciò a sentire che la storia è anche irrazionalità, non nei modi in cui è stata presentata dalla cultura contemporanea, ne cominciò a dubitare. E questo lo rese ancora più attento a certi risvolti ai quali in precedenza non aveva visto, non aveva dato importanza. Una personalità complessa, una personalità vigorosa, soprattutto per la volontà di lavoro. Questo è l'ultimo elemento. Tutti conosciamo gli sforzi che ha fatto all'interno del Centro di Studi Storici, facendo gravare sulla sua persona tutti quello che bisognava fare, addirittura acquistare i francobolli, farsi carico dei rapporti diretti, quindi leggere le bozze degli articoli, rivedere le collezioni, quindi un'attività veramente straordinaria. Per noi è rimasto veramente un esempio grande, e soprattutto il ricordo di un amico carissimo che ancora è presente nella nostra vita. Io quindi vedo anche la signora Fuxeddu, con la quale Vincenzo ha collaborato attraverso gli studi sul personaggio femminile ternano, e anche qui era la volontà di coinvolgere nuovi studiosi, perché il problema era, considerava sempre per Vincenzo, quello di presentare certi aspetti che possiamo dire anche immediati, punti di vista soggettivi, ma farli passare dalla soggettività allo studio, attraverso la razionalizzazione degli interventi di cultura, di studio. Un problema immediato diventava proprio un oggetto, un problema di studio, attraverso il percorrere le fonti, lo studio dei rapporti, eccetera. Diciamo in questo, un allievo veramente gentiliano e crociano anche, quando Gentile e Croce si espressero con un epiteto comune, quod nunc ratio est, ante impetus fuit. Ci vuole l'impetus iniziale, senza il quale non c'è ricerca, ma questo impetus deve diventare ratio. E Vincenzo, volevo dire, ce l'ha fatto vedere nei suoi studi, nella sua vita, nel suo comportamento di grande personaggio. Grazie.